Il gruppo Castello riscatta la pesante sconfitta interna subita nel match di esordio con l'Arezzo ed espugna il difficile campo della Pontevecchio grazie ad una doppietta di Marinelli. I tifernati ribaltano il pronostico della vigilia con una prestazione di grande carattere e conquistano così i primi punti in campionato. Valori si affida al 4-4-2 ed in avanti schiera Bartolucci accanto a Marinelli. 4-3-3 invece per la Pontevecchio di Fratini che in attacco lancia Martinetti, Urbanelli e Corallo. Il gruppo entra in campo con la giusta caparbietà e dal secondo minuto sfiora il vantaggio. Marinelli approfitta dell'incertezza di Battaglini ma calibra male il sinistro e spreca la ghiotta chance calciando sopra la traversa. La Pontevecchio replica al nono con una perfetta triangolazione Martinetti, Urbanelli, Martinetti che l'attaccante classe 71 spedisce sul fondo davvero di poco. Il Castello si riporta in avanti due minuti più tardi con la bella conclusione di Santinelli alzata in corner da un difensore locale. Al 18esimo sul fronte opposto ci prova Corallo che dopo una pregevole iniziativa calcia lato dalla media distanza. La Pontevecchio si rende nuovamente pericolosa al 22esimo quando il sempre guizzante Urbanelli elude la marcatura e scarica verso la porta. Palazzoli è attento e salva in corner. La formazione tifernate rischia ancora al 39esimo. Sasso si fa rubar palla da Martinetti. L'esperto attaccante si invola ma invece di servire il liberissimo Urbanelli preferisce la soluzione personale e trova la pronta respinta di Palazzoli. Il gruppo è vivo e lo conferma al 43esimo quando Pasqui trova il corridoio giusto e viene esteso in aria da Esposito. L'arbitro concede il calcio di rigore e Marinelli lo trasforma con un sinistro calibrato che spiazza Bossi. Il primo tempo si chiude con il team di Valori in vantaggio 1-0. Nella ripresa il gruppo rientra in campo con il giusto atteggiamento e dal 13esimo trova il gol del raddoppio. De Rosa calibra bene una punizione laterale, Marinelli sorprende la retroguardia della Pontevecchio e con una precisa incornata buca l'incerto Bossi. Il bomber tifernate festeggia la doppietta e indirizza il risultato nella direzione migliore. I locali provano a riaprire la contesa al 18esimo con la perentoria percussione di Martinetti che però strozza il tiro calciando sul fondo. Il capitano della Pontevecchio si riscatta al 24esimo e grazie ad un calcio piazzato di pregevole fattura dimezza lo svantaggio. La situazione per il Castello si complica ulteriormente due minuti più tardi quando il direttore di gara estrae il secondo giallo nei confronti di Marinelli. La decisione pare affrettata ed in 10 i tifernati rischiano più volte di incassare il gol del pareggio. Al 29esimo Urbanelli sfiora il palo lontano con un destro a giro di splendida fattura. Al 37esimo Corallo con una bella girata volante chiama Palazzoli ad un intervento d'applausi e sul corner successivo Gramaccia di testa sbaglia mira da distanza ravvicinata. Il gruppo soffre ma lotta caparbiamente su ogni pallone e allo scadere dei 3 minuti di recupero può così festeggiare per il primo successo stagionale e per una prestazione incoraggiante in chiave futuro.